dai, che cavolo, era ora, ogni volta col Cagliari dovevamo sudare, ho cambiato 5 paia di mutande stasera, ya siamo fatta a vincere una volta col Cagliari, mamma mia, la nostra bestia nera. Ciao ragazzi e bentornati in questo video qui a Giapez. Oggi siamo qui nel Giapez commenta per commentare il post partita della mia Roma che vince per 3-2 in casa contro il Cagliari. Partita a due, diciamo, primo tempo l'abbiamo abbastanza dominato fino al gol praticamente. Diciamo abbiamo fatto il primo gol, appunto la Roma inizia subito in palla con la rete di Jordan Veretout, papà, turututututu, e Veretout, papà, e turututututu, si era dato pure al fantacalcio, Veretout, papà, e turututututu. Dopo che ha segnato gol, bellissimo gol di Veretout, papà, cross, non mi ricordo di chi, c'è stato un cross e mezzo, la spizzata di Pedro, c'è stato qualche rimpallo, ha rimbalzato per terra e Veretout che la prende al volo e la mette dove Cragno non può prenderla. Gol bellissimo e si dimostra un centrocampista forte sia in recupera palloni ma anche negli inserimenti, non solo su rigore che è un cecchino su rigore, ma anche negli inserimenti si dimostra vincente. Poi diciamo la Roma inizia, diciamo, a difesa, veramente la difesa titolare non mi è piaciuta, Cristante, Cumbulla e Mancini nel primo tempo non mi sono piaciuti. Poi appunto abbiamo preso il gol del pareggio nel secondo tempo, gol di Joao Pedro, lì è stata un po' colpa pure de... Bisogna dire che la Roma ci ha provato ad attaccare, ma c'è stato Cragno che ha parlato di tutto oggi, migliore in campo del Cagliari, oltre a Joao Pedro pure Cragno che ha fatto dei miracoli assurdi, veramente, sia sul... non mi ricordo su chi... mi pare forse proprio su Dzeko ha fatto una parata e un'altra parata non mi ricordo su chi l'ha fatta, se l'ha fatta sempre su Mkhitaryan, no, su Pedro mi pare, non mi ricordo, comunque ha fatto un paio di miracoli. Poi arriva appunto il gol del pareggio, appunto Joao Pedro su assist di Oliva, appunto segna il gol dell'1-1 e lì ci sono stati degli errori difensivi ovviamente, ma la difesa oggi ha giocato male, Cristante proprio, non voglio più vedere Cristante titolare, la difesa deve essere Smalling, Mancini, Bagnez o al massimo invece poi buttare in mezzo un Cumbulla al posto di uno dei tre. Però, cioè nel senso, non posso vedere ancora Cristante adattato difensore centrale. Cristante è un centrocampista, punto e basta, non voglio più aprire questo discorso. Spero di non vederlo più difensore centrale. Poi appunto arrivo con i cambi nel secondo tempo, appunto ottimi cambi, quindi cambiano i due centrali, entra Bagnez al minuto... minuto 63 e cosa? E Smalling al minuto al minuto 74esimo mi pare. Boh, e praticamente entrano al minuto 73esimo, scusatemi, entra Smalling al 63esimo, entra Bagnez. Segna Dzeko al minuto 71esimo su assist, finalmente gliela fatta a tornare al gol Edin. Ben tornato al gol Edin su assist bellissimo di Karsdorp. Se fa tutta oggi Karsdorp, mi è piaciuto tanto, veramente è proprio piaciuto tanto Karsdorp. I due esterni, diciamo, hanno fatto una buona gara, soprattutto Karsdorp mi è piaciuto tanto. Ha fatto, diciamo, un bel assist e poi segna appunto Edin Dzeko, col tapin, diciamo che era rimasto da solo, hanno lasciato da solo lì la difesa, però l'assist è stato bellissimo. E poi la Roma si porta, bellissimo il gol anche del 3-1, gol di Mancini su calcio d'angolo dentro la di rigore, la spizzata di testa di Smalling, quindi assist dei due centrali, quindi Smalling che fa l'assist e poi Mancini che la insacca, ottimo gol e si dimostra, diciamo, che la difesa titolare Smalling, Bagnez ha iniziato, Mancini ha iniziato a giocare bene nel secondo tempo quando, diciamo, è entrato Bagnez, sono entrati Smalling, perché pure il primo tempo non mi era piaciuto Mancini, se non sbaglio è stato proprio lui che si è perso Joao Pedro nel primo gol, Mancini, se non me vorrei sbagliare. E poi nel finale ci siamo cagati un po' sotto perché segna appunto Joao Pedro su calcio di rigore, lì l'errore non mi ricordo chi l'ha fatto, l'errore l'ha fatto Villar, lì ha sbagliato quell'intervento Villar che non è che mi sia piaciuto tantissimo infatti, poi è entrato pure Pellegrini nel secondo tempo. E poi diciamo finisce, per fortuna riusciamo a chiudere questa partita senza io mi ricordo tanti anni fa dal 3-1 abbiamo pareggiato 3-3 nei minuti di recupero, invece quest'anno dal 3-1 finisce 3-2, ne subiamo solo uno dei gol, per fortuna teniamoci
teniamoci alti in classifica, rimaniamo se non sbaglio al terzo posto o al quarto posto, no, quarto posto, perché l'altro hanno vinto tutte tranne il Napoli. Il Napoli che addirittura mi sa che ha perso, non vorrei dire una cavolata, ma il Napoli mi sa che ha perso in casa col Torino. Quindi la Juve che perde, il Napoli che ha perso, la Lazio che ha perso contro il Milan, l'Inter che vince, quindi in classifica siamo, vi dico subito la classifica, le prime sei vi dico. Milan prima a 34 punti, seconda l'Inter a 33 punti, 27 punti la Roma, Sassuolo, quindi la Roma è terza a 27 punti, Sassuolo quarto a 26 punti, quinto il Napoli a 25 punti con una partita in meno, Juventus sesta a 24 punti con una partita in meno. Quindi dobbiamo ritenerci soddisfatti di questa vittoria. Io vi ringrazio per la visione, lasciate un bel mi piace, un bel commento, una bella condivisione, se no vi iscrivetevi e attivate la campanella, passate nella mia descrizione, venite a seguire sotto nei social, Jabiox sulla piattaforma Viola. E se vi siete persi l'ultimo video vi lascio qua sopra nelle schede, iscrivetevi, è importante, mi raccomando. E vi ricordo che domenica 27 sarò in live sul canale di Nico Forza, in cui faremo un torneo di Rocket League, quindi vi aspetto lì. E niente ragazzi, da qui è tutto. Se non c'è, domani volevo fare un video per farvi gli auguri, nel caso in cui non riesco a registrarlo vi do gli auguri già adesso. E niente ragazzi, buon Natale nel caso in cui riuscisse a fare il video. E niente ragazzi, ecco è tutto. E noi cominciamo a un prossimo video. Bella ragazzi, sempre e comunque forza Roma! Dai! Forza Roma! Un bacione, vamos! Ciao ragazzi!